E questa sera tra le varie band abbiamo sentito i Miasmic Serum che ci hanno presentato il loro nuovo disco Infected Seed. E innanzitutto benvenuti su Radio Sherwood e volevo chiedervi così qualche informazione in più sulla vostra band, perché come dicevo prima io vi ho un po' scoperti qualche mese fa per la verità, e quindi questa sera è ovviamente la prima volta che vi ho sentiti dal vivo, e così volevo chiedervi così qualche informazione in più sulla vostra band, sulla vostra storia, sulle vostre influenze sia dal punto di vista musicale che dei testi. Allora, beh, intanto grazie dello spazio. La band nasce più o meno nel marzo-giugno 22, quindi almeno 2 anni fa, e praticamente per un anno abbondante abbiamo suonato assieme io e Gabriele, il batterista, e abbiamo scritto praticamente quasi tutto il disco, e poi si è aggiunto Julian al basso e alla voce, quindi diciamo che la storia è relativamente recente. Tutto il disco è stato scritto appunto nel giro di un anno e mezzo, e alla fine fai conto che abbiamo iniziato a registrarlo nell'agosto 2023, quindi ormai è passato un anno e il disco per noi è già tra virgolette vecchio, però esce dopodomani, quindi siamo gasati finalmente che possa uscire un lavoro che ormai ha anche un po' il suo tempo, però chiaramente per il pubblico è un lavoro nuovissimo. A livello di influenze personali potremmo parlarne per 85 ore, poi però alla fine per la band tutte le band old school death metal che ci stanno adesso, soprattutto quelle della new wave, quindi Creeping Death, Wonder Stab Wounds, Blood Incantation, senza togliere niente a Obituary, Malevolent Creation, altre band degli anni 90. E un po' diciamo per riassumere un po' tutto questo, poi per i testi diciamo Gabriele è una grande mente per questa cosa qui, e tutto gira attorno a tema di veleni, avvelenamenti e veleno in generale, intossicazioni, e quindi diciamo per questo il disco si chiama Infected Seed. Di cui, come appunto discutevamo prima, abbiamo qui il gadget che avete deciso di accompagnare al vostro disco, che non rovineremo la magia dicendo che cosa contiene realmente, ovvero detersivo per piatti, l'ho fatto, ma è comunque interessante, un gadget interessante con cui accompagnare Grazie. Il nuovo disco. Infected Seed, che anche questo ce l'abbiamo qua, sembra tipo caramba che sorpresa, abbiamo un po' tutto qua. Infected Seed vede un po' collaborazioni sia italiane che internazionali, perché c'è Jason Newton dei Misery Index su Mortal Training, però ci sono anche i Fulci su un'altra canzone. E abbiamo anche Hilder, benvenuto su Radio Sherwood. E volevo chiedervi un po' come sono nate queste collaborazioni, e visto e considerato che da un lato c'è una collaborazione con una band italiana e dall'altro con una band internazionale, con un membro di una band internazionale, se in qualche modo avete voluto tracciare un po' un collegamento tra il death metal italiano e il death metal internazionale, oppure se è così un po' venuto casuale questo tipo di collaborazione. Ti ringrazio della domanda che prevede una risposta lunghissima. Beh, no dai, cerco di... Poi dovete andare al lavoro domani mattina. Esatto, no. Taglio molto corto. Allora, con i Fulci siamo molto amici, perché appunto loro suonavano con altre band nel passato, con cui ho già suonato io personalmente con altre band che ho avuto, e quindi siamo amici da una vita. Quindi appena finito il disco gli ho chiesto a Fiore, ti va di fare un featuring con noi? E lui ha detto sì. Quindi è andata letteralmente così con i Fulci su Infected Seed. Mentre per Jason dei Misery Index è stata una storia un po' più lunga, perché io sono super fan dei Misery Index, sono stati la mia band di, diciamo, dell'adolescenza per il death metal, e diciamo che sono successi un po' di incastri tra il caso e l'aver voluto la cosa. Diciamo che ci siamo incontrati io e Jason in 3 occasioni nel giro degli ultimi 3 anni, e alla fine abbiamo combinato il featuring, nel senso che sono entrato tra virgolette in confidenza, ormai lo conosco da un po', gli ho fatto anche un'intervista per Anoli Fanzine, una fanzine death metal, scrivendo anche per Metal Italia, lui era già entrato in contatto con noi, quindi diciamo che sono state veramente una miriade di cose che si sono allineate e hanno portato al featuring. Semplicemente poi gli ho chiesto a disco finito e lui gli ha detto sì. Non c'è stata poi una grande, diciamo, trafila da seguire o particolari vicissitudini strane, è stato semplicemente gli chiedo, grazie alla situazione un po' favorevole, e lui ha accettato. E
noi ogni anno cerchiamo di collegare un po' tutte le interviste che facciamo alle band con un tema comune, che quest'anno è la censura, no? E, però cerchiamo ovviamente di, in un certo senso, di adattarla alla band. E allora mi è venuto in mente di chiedervi, nel death metal, no? C'è un po' questa cosa che se io faccio death metal devo un po' parlare sempre delle stesse cose, no? Un po' o gore o il death, queste cose qua. Però invece nella presentazione del vostro disco voi fate riferimenti anche piuttosto strani, un po' fuori dal genere, Aldous Huxley, la psichedelia e quant'altro. E volevo chiedere da dove arrivano queste influenze che nell'ambito mi sembra siano piuttosto fuori dal genere, e se siete d'accordo o meno in questa visione del fatto che se io faccio death metal devo per forza parlare di gore, death, queste cose brutte, diciamo. Ti passo Gabriele, che lui sicuramente ti risponde a modo. Allora sì, cioè, secondo me nel death metal comunque bisogna, cioè non bisogna, però è un genere che non è che puoi parlare di cose, sì, come si può dire, comunque le tematiche per me devono essere abbastanza spinte e, cioè, un po' di gore secondo me ci sta. Non per forza deve essere quello, però per esempio anche noi con nelle nostre tematiche che abbiamo inserito, cioè dico, io ho scritto la maggior parte dei testi e ho cercato di inserire delle parti che si adattassero un po' al death metal, quindi sì, visioni psichedeliche però con un tocco di gore, di splatter, che comunque si... sono abbastanza comuni nelle visioni da psichedelici, non è che sono tutte rose e fiori o paradiso, c'è anche la parte infernale dove può essere sia il bad trip ma anche una visione chiamata morte dell'ego, dove hai delle visioni fortissime, cioè sei proprio immerso in delle visioni e entri anche in dei regni demoniaci, proprio vedi demoni e cose del genere, quindi secondo me si presta molto col death metal. Bene, io vi ringrazio per la chiacchierata di questa sera e per il concerto di questa sera, che è stata veramente una bomba, e ci vediamo presto, spero, in giro nei suoi palchi.